nuovi media legati alla cucina. Che rapporto c'è tra cultura del cibo e nuovi media? Ma nuovi media cosa si intende? Canali televisivi? Canali televisivi, social, e internet, YouTube, la possibilità di rivedere in streaming questi... Allora, di contenuti di cucina adesso ce ne sono tanti, c'è chi dice addirittura troppi, e io ho iniziato a fare questo lavoro mediatico praticamente dall'inizio, e in teoria dovrei dire sì, sono troppi, sì, ce ne sono tanti sbagliati, però se devo tirare le somme, l'importante è che se ne parli. Cioè, bisognerebbe più stare attenti a non fare comunicazione di cucina in spazi troppo brevi, quindi fare la rubrichetta, infilarla dove non c'è il tempo per spiegare bene le cose. Ecco, questo è l'unico gap negativo che può avere un programma, un canale, un social sulla cucina. Ci vuole tempo per spiegare bene le cose, perché se si sbaglia un passaggio, se si capisce male un processo, si rischia di impararlo male, quindi allenare l'errore. Allenare l'errore vuol dire sbagliare a fare la spesa, magari, e vuol dire sbagliare a fare la spesa per colazione, pranzo e cena. Quindi l'alimentazione è la nostra benzina, si può giocare col cibo per esaltare più o meno il gusto, ma la prima cosa è la spesa, cosa va comprato, cosa fa bene, cosa fa male. E quindi basta che i programmi social, qualsiasi sia la comunicazione di cucina, sia fatta per un consumo responsabile delle materie prime che il pianeta ci dà, poi tutto il resto va bene. E il ruolo come il tuo, insomma, di essere dietro i fornelli, ma anche di partecipare a queste iniziative, di essere in televisione, quindi può davvero contribuire a far crescere la cultura del cibo e la cultura della cucina, che non sia solo una moda, quindi? Io non cambierò il mondo, ma quando cambio la testa a una persona e gli spiego cosa le sue scelte alimentari e quindi le spese e quindi il suo consumo provoca al pianeta, provoca il suo corpo, sembra quasi che parli un nutrizionista. In realtà io, da chef moderno, vado, partecipo, e mentre partecipo automaticamente mi aggiorno, perché più vai in giro, più sei a contatto con professionisti che si parlano di produzione, che si intendono di sanità, di salubrità del prodotto, tu vieni a contatto con chi ci lavora quotidianamente, ti dice problemi e impari cose che prima non sapevi. E quindi se uno è curioso come me e ha la possibilità di riversare nei propri programmi tutte le cose che impara girando e arricchendosi ogni volta da manifestazioni, contatti con professionisti, con produttori, con allevatori, se si parla di una fiera come questa, secondo me è un arricchire l'utente finale. Oppure ce lo teniamo per noi e scegliamo solo un ottimo produttore per il nostro ristorante. Io faccio un altro tipo di lavoro e spero di poter riportare queste cose belle e italiane di artigianalità a chi mi ascolta, in maniera divertente, così gli rimane in mente. Ultime due domande. La prima, ti ho visto appunto molto disponibile qui in questa fiera e ho visto anche che conosci molti produttori e acquisti da loro. Sei veramente genuino anche in questo allora? Sarebbe, non so come dirlo, io lo faccio perché io ci credo. Io ho tatuato Made in Italy di OCG nel collo. Io ci credo davvero nell'artigianalità, quindi come potrei mai cercare di portare il pubblico a fare una spesa diretta, cioè consumatore produttore, spendi meno, mangi cose sicure, ne sai la storia, ne prendi quante ne vuoi, sono gentili col sorriso, te la fanno assaggiare e ti porti a casa un prodotto che ha un valore inestimabile. Pensa che quel prodotto negli Stati Uniti potrebbe costare come una gioielleria. Noi dobbiamo capire che il tesoro ce l'abbiamo in casa, quindi io vado davvero per fiere, mercatini, cose a far la spesa. Io sono partito da Milano con un polybox con il ghiaccio, una scatola per portare al massimo i prodotti via, perché gli anni scorsi mi arrabattavo, quindi io compro tutto da tutti, mi faccio dire qual è la novità dell'anno, cosa vuoi farmi assaggiare, e compro un po' di tutto da tutti. Io per i prossimi mesi avrò una dispensa fresca e secca che non ha nessuno, perché l'ho comprata dai produttori, posso raccontarti come viene fatto. È un valore aggiunto incredibile, e poi rimangono amici, e se ho bisogno di una consulenza, di un arricchimento, questi sono il vero valore che ha l'Italia. Non possiamo perderli comprando soltanto grossi marchi o prodotti standardizzati. Questi fanno dei gioielli di cose che non si mettono all'orecchio, ma te li metti nel corpo. Cioè, capite la magia? Io vado fuori di testa. Come potrei non essere disponibile? Per me è un arricchimento, io sono un bambino in un negozio di giocattoli di qualità. Ultima cosa, questa sera il tuo intervento è dedicato alla filiera avicola e alle uova. Sfatiamo un mito sulle uova, visto che per tanti anni si è detto che facevano male. Allora, io stasera farò il conduttore, cioè cercherò di portare semplicemente
divertendo le persone, cercando di coprire un po' con un po' di musica, con un po' di cucina, quindi di show cooking a sorpresa, tra l'altro sono delle cose da ridere anche stasera, ma di mettere sul palco chi segue le filiere di due prodotti, uovo e pollo, che finiscono sempre sulla nostra tavola, ma non sempre ne sappiamo così tanto. Quindi pensate all'uovo, cioè la prima cosa che fai quando sei piccolo è provare a fare una torta, un uovo, cioè l'uovo a seconda della temperatura in cui lo cuoci cambia consistenza, però sì, troppe uova fanno male, c'erano film che se le bevevano crude, sai che non le assimili nemmeno, quindi ci sono tante incomprensioni sulle uova, l'importante è capire come arriva l'uovo, perché come ci arriva l'uovo sulla nostra tavola, quali sono le categorie, che vita fa l'animale che lo produce. Ma voi avete mai fatto una domanda a qualcuno? Volete mettere qualcuno in difficoltà? Fate questa domanda. È nato prima l'uovo e la gallina? No. Che differenza c'è tra un pollo e una gallina? A volte nemmeno professionisti mi hanno saputo rispondere. Quindi dobbiamo un attimo fermarci e dire: cosa mi mangio tutti i giorni? Voglio saperne di più? Bene, in maniera divertente stasera spiccioliamo tutte le fake news, dubbi, domande aperte. Quindi, insomma, alle 9:30 sono tutte lì. Devo andare a cambiarmi. Non fate la frittata, eh.